che normalmente il tasso di occupazione da maggio fino a ottobre di Trieste negli alberghi oscilla fra l'80 e il 90%. Attualmente giugno è praticamente azzerato, se si farà il 5-10% sarà già un buon mese per così dire. Luglio le prenotazioni sono state altresì praticamente tutte cancellate, non si vedono ancora prenotazioni degne di nota. Qualcosa permane ancora per l'ultima parte di agosto, settembre, ottobre. Ristorazione in ginocchio, come previsto d'altronde, quindi senza uomini di affari, senza turismo, senza gli amici austriaci che vengono giù e non solo austriaci, senza aerei, siamo al 30% come ristorazione. Siamo in una situazione paradossale nella quale noi non possiamo pianificare quando dipendiamo completamente da fattori esogeni, dipendiamo dalla riapertura dei confini, dagli aerei che ripartono o meno, vediamo l'aeroporto di Ronchi, l'aeroporto di Lubiana, insomma stiamo attendendo. La volontà da parte dei clienti c'è di muoversi, di ripartire chiaramente, però non possiamo in questo momento garantire assolutamente niente. Tutti noi abbiamo conservato i nostri dipendenti, abbiamo tenuto, teniamo duro con i nostri dipendenti. La vergogna vera e propria è che i nostri dipendenti, a parte il 20%, dal 12 di marzo non prendono un euro di cassa integrazione. Quella è la vergogna nazionale, uno scandalo. Abbiamo richiesto a livello nazionale la cassa integrazione in deroga fino al 31 dicembre, elemento secondo noi assolutamente indispensabile per la nostra sopravvivenza. La stima è che attualmente saremo intorno al 20% di occupazione, una perdita del 70% o anche più su base annuale. Cominciamo a rivedere una normalità, una pseudo normalità delle richieste appena a marzo-aprile del prossimo anno.